Era considerato troppo oneroso, così dal contratto turismo c'è stato dal gennaio 2020 il passaggio al multiservizi. E quanto è al centro dell'avvertenza Sistema Museo, dove gli operatori turistici chiedono che venga riconosciuta la propria professionalità. In realtà è un contratto, quello multiservizi, che viene adottato da diversi player di carattere nazionale, ma gli operatori vengono inquadrati rispetto in base al ruolo, al lavoro che effettivamente svolgono. Noi lamentiamo che questo non sia accaduto nel nostro caso, infatti gli operatori sono stati inquadrati nella stragrande maggioranza al secondo livello del multiservizi, che sarebbero equiparabili a degli usciere, a dei semplici guardasala, quindi non sarebbero neanche abilitati a fare attività di progettazione, attività di comunicazione, a fornire informazioni in lingua straniera, e quindi dovrebbero soltanto, insomma, dare buongiorno e buonasera in italiano, tra l'altro, semplicemente. Ed è questa la nostra battaglia che stiamo portando avanti, quella appunto del riconoscimento della nostra, almeno del nostro ruolo, di quello che facciamo realmente. Questa battaglia ora è un'avvertenza di carattere nazionale, infatti viene portata avanti in diverse regioni, dall'Umbria alle Marche, al Friuli, alla stessa Sardegna. Così sui territori, al fine di salvaguardare le professionalità di ciascuno, sono in atto piccoli tavoli di concertazione. Il segretario provinciale ha incontrato il sindaco Dalò, che insomma è stato messo al corrente della situazione, ci ha detto di non essere informato e che comunque ha a cuore, particolarmente a cuore, sia il gruppo di lavoro sia comunque la professionalità dei lavoratori dell'area di Grottaglie, che quindi approfondirà la questione in tutte le sedi. La stessa amministrazione di Grottaglie poi ha proprio in virtù di questo ha bandito un capitolato di gara in cui i contratti di riferimento che venivano individuati erano quelli del turismo, quindi cioè, l'amministrazione ha particolarmente a cuore questo tema della professionalizzazione dei servizi.